Un altro scenario interessante, diciamo, è più legato al presente, che però è sempre strettamente intrecciato alle tecnologie riproduttive, è la riproduzione postuma. Non ero pronto per questa cosa. Ci sono casi, soprattutto in Israele, in cui i genitori rivendicano il diritto di usare i gameti dei figli morti, spesso come soldati, spesso in guerra, in una situazione di conflitto, per avere un figlio. Quindi anche qui è proprio un classico esempio di superamento, diciamo, dello scenario naturale, dei confini naturali. Decenni fa non era possibile pensare una possibilità di questo tipo. Oggi non solo questa possibilità viene pensata, ma viene in qualche modo considerata accettabile da persone che vivono quel dramma e che pensano: forse mio figlio è morto, ma io posso salvare i suoi gameti, i suoi spermatozoi e conservare comunque un legame di qualche tipo, un legame genetico con mio figlio, attraverso mio nipote, attraverso il bambino che poi nascerà. In questo caso, diciamo, il concepimento avviene dopo la morte del genitore, ma ci sono anche in Italia casi dove la donna ha chiesto di utilizzare gli spermatozoi del marito che era morto per avere un intervento di riproduzione assistita. La differenza è soprattutto questo, che il concepimento avviene dopo la morte, mentre nella vita ordinaria può succedere durante la gravidanza. Non solo l'uomo, ma anche la donna. Ci sono casi dove la gravidanza è stata fatta continuare anche dopo la morte della madre. Anche questo è secondo me un esempio di come stiamo rimodellando la riproduzione, il nascere. Prima soltanto persone eterosessuali potevano avere un figlio insieme. Oggi, grazie anche alla gestazione per altri, due persone dello stesso sesso possono avviare una fecondazione assistita e avere un figlio insieme. Con le nuove tecnologie potranno anche trasmettere entrambi il patrimonio genetico al nascituro.